Come avete visto nell'intro, oggi parleremo di un sistema di sorveglianza. Abbiamo fatto alcuni video su come creare un sistema di videosorveglianza fai da te con un telefono vecchio, ma oggi vorremmo utilizzare una camera in particolare, molto economica, ma che strafunziona, fidatevi. Allora, mi è arrivato questo pacco e si tratta di una telecamera, sicuramente di una camera di sicurezza wireless, e noi adesso andremo a spacchettarla, vediamo che cosa c'è dentro e poi la imposteremo e vediamo come funziona. Allora, andiamo a spacchettare questa cosa, lo andiamo a aprire, vediamo un po' cosa c'è. Ok, c'è un manuale di istruzioni, il manuale di istruzioni su come impostare il tutto, ma io ve lo farò vedere, non c'è problema. Poi qua sull'applicazione sull'estensione della garanzia e sull'applicazione che dobbiamo installare, ma io ve la farò vedere anche questa. Poi andiamo a vedere di qua. Facciamo, tiriamo via questo, via, ecco la camera. Tiro via il primo pacco, che spacco tutto. Eccola qua. Ecco la camera. Eccola qui. Victor. Allora, questa adesso la mettiamo. Questa la mettiamo qui. Questa la mettiamo qui. Poi andiamo a prendere quello, a vedere cosa c'è dentro. Ok, qua ci sono. Allora, qua c'è la ricarica, praticamente l'alimentazione, e poi c'è il suo cavetto. E poi c'è semplicemente una specie di plastichina che lo potete fissare direttamente al soffitto o alla parete, infatti ci rimane tutto aperto, ma questo non ci interessa, via. Ok, allora qua dietro abbiamo l'attacco della LAN, che possiamo collegarci l'internet direttamente, c'è un reset e poi l'entrata per la connessione dell'alimentatore. Quindi l'abbiamo messa, vediamo cosa fa. Eccola lì, si è accesa, si sta girando. Vediamo qua. Sì, infatti, qua sotto abbiamo il lettore di schede. Qua ci mettiamo una schedina SD per registrare tutto quello che succede. Quindi facciamo così, io la metto qua. Adesso come andiamo a impostare questa camera? Allora, come prima cosa dobbiamo premere il tasto dietro del reset per 3 secondi. Vediamo un po'. 1, 2, 3. Ecco, farà questo suono. Ecco, fa due beep, vediamo un po'. Dobbiamo andare sull'App Store. In questo caso, se voi avete l'iPhone, potete andare nell'App Store, o Android nel Play Store, è uguale. Ecco. Allora, bisogna scrivere digit spazio cam. Lui continua a suonare, si vede che sta facendo la ricerca. Diamo l'invio. Io l'ho già scaricato, infatti si tratta di questa applicazione qua. Adesso vediamo se la mette a fuoco. Vediamo, eccola qua. Questa qui è. Ok, l'ho già installata, quindi faccio apri. Ok, una volta messo tutti i vostri dati, a meno non vedete per motivi di privacy, qua sotto facciamo registrazione immediata. E lui carica. Ok, adesso dovremo andare nella nostra mail che abbiamo inserito e andare a attivare l'account. Quindi io in questo caso sto entrando attraverso il telefono. Ok, mi è arrivata qua l'attivazione dell'account. Semplicemente vado a cliccare su questo blu, così mi va ad attivare. Successo. Ok, grazie per aver usato camera IP. Via, andiamo, questo lo posiamo. Quindi io torno indietro e inserisco la mail e la password che ho scelto prima. Ok, quindi lo reinserisco. Ok, qua vado a dare conferma, lui caricherà. Ok, qua ci farà vedere un po' in generale come funziona l'applicazione. Qua gli diamo tutte le notifiche, consenti, andiamo avanti, andiamo avanti. Ok, qui sopra troverete un più e dobbiamo fare Wi-Fi Connect. Attendiamo 20 secondi fino a quando non sente una sequenza di due toni. Eccola qua, ho sentito la frequenza, quindi si sta collegando. Ok, qui adesso inserirò la mia wifi. Quindi se voi siete connessi con il vostro dispositivo alla wifi, qua vi troverete il nome, inserite la password del vostro wifi. Ok, io adesso la vado a inserire.
Ok, dopo averla inserito, faccio successivo. Please face the QR code towards the camera lens and wait for it to scan. Ok, allora qui praticamente devo mettergli davanti alla camera. Mamma mia che suoni. Davanti alla camera questo, vediamo. Connecting to Wi-Fi. Ecco, si sta collegando. Mamma mia che suoni di alieni. Wi-Fi is connected. Connesso. Facciamo successivo perché non lo sopporto già più. Allora, due minuti. Processo di abbinamento. Pairing is successful. You can start using your camera now. Cioè, è incredibile, è già tutto collegato, in meno di due minuti ho fatto tutto. Finito. Perfetto. Qua c'è via from servizio premium, se voi lo volete fare cliccate qui su il prossimo oppure saltiamo, a questo punto saltiamo. Ok, qui praticamente cosa succede? Questa non è la mia casa certamente, è solo una foto. Bisogna cliccare sulla immagine e come vedete già qua vi fa vedere una panoramica dell'applicazione. Qua avete le frecce su, giù, destra e sinistra, la possibilità di utilizzare, di sentire l'audio che sente lui, quindi cliccandolo accedete al microfono. Avete sentito? Si sente. Via, chiudiamo. Perfetto. Questo praticamente registra il video. Se voi volete, vedete qualcosa, volete registrare, cliccate su registra. Poi qua c'è il microfono, se volete parlare voi addirittura, se volete, cioè possiamo pure addirittura parlare, incredibile. Infatti faccio così e si sente dalla camera. Mamma mia che modello! Ok, allora se vogliamo scattare una foto e se vogliamo vedere il video molto più grosso, infatti facciamo così e vediamo il video molto più grande. Ok, eccoci qua e vedo anche la camera, eccola, perfetto, cioè direi che è perfetta la camera. Adesso che dire, possiamo provare a fare un test, facciamo un test. Ok, adesso la vado a posizionare in giardino e vediamo se la telecamera mi segue, perché c'è una funzione che quando vede qualcosa muoversi la fotocamera segue ed è una cosa spettacolare. Allora adesso vado a montarla, datemi un po' di pazienza, ma per voi sarà un click. Infatti facciamo click. Ok, se io adesso voglio vederlo meglio faccio qua e fa schermo intero e io lo metto qua, lo piazzo. Adesso io vi lascerò un attimo qui in compagnia da soli e vediamo se si gira l'immagine. Vado un attimo e torno, vediamo cosa, come si comporta la camera. Arrivo. Ragazzi, fantastico, adesso sono arrivato e avete visto che mi ha seguito, cioè praticamente rileva tutti i movimenti, è veramente fantastico. Adesso io ho l'albero lì e quindi mi vede, mi pinzo solo il microfono, ok, ho l'albero e quindi mi vede le foglie, però possiamo settare anche questo parametro se lo vogliamo che con meno intensità di rilevazione. Ok, rilevazione di movimento, livello di sensibilità potete mettere alto o basso. Torniamo indietro, vediamo qua negli avvisi se c'è qualche cosa di particolare. Ok, sempre quello, perfetto. Ok, così in questo modo possiamo rendere la nostra casa, diciamo, abbastanza sicura, perché chiaramente se vi entrano in casa vi rubano le cose, ve le hanno rubate, però voi potete ricevere un avviso su chi è entrato e riconoscerlo magari, quindi potete magari mandare qualcuno, potete fare qualsiasi cosa. Sono molto contento di aver ricevuto questa camera e penso di comprarne altre due, così ne metto all'esterno, la metto dietro, la posso mettere anche in casa, e così da rendere tutto un po' più sicuro. Chiaramente questa non è una camera da esterno, però se voi la mettete in un posto dove non gli piove sopra, allora andrà benissimo, anche perché se gli piove sopra la potete buttare via, penso. Non l'ho ancora provato e non lo proverò. Quindi dai, per questo video è tutto. Io come sempre vi incoraggio a iscrivervi al canale, qui sotto trovate il tastino, e lasciare un mi piace, così supportiamo questo canale e possiamo vedere insieme molte tecnologie, possiamo anche configurare molte altre cose insieme.
perché mi rendo conto che alle volte per alcuni è difficile poter configurare un qualcosa di tecnologico. Quindi dai, seguitemi e ci vediamo alla prossima. Ciao!